Questo è in formato mignon. Avete bisogno del righelli e io utilizzerò questa penna perché si veda meglio. Tracciamo una linea per prima cosa e poi squadriamo in questo modo. Ecco qua. Le misure di cui avete bisogno sono la circonferenza vita e la lunghezza della gonna. Dopodiché abbiamo il punto O, che è questo qui, e il punto A che ci dobbiamo trovare. Il punto AO è un terzo circonferenza vita meno 1. Quindi se io ho una circonferenza vita di 70, per esempio, 70 diviso 3 meno 1 dà 22,3. Quindi mi segno da qua 22,3 e sarà il punto A. Quindi questo è 22,3 e anche questo è il punto A. Unisco il punto A con il punto A con un curvilinea. In questo modo. Ecco. Mi forma poi lo sbieco. Lo sbieco è questo. Ok? Allora, lo sbieco, anche questo sarà A. Adesso devo trovarmi, prendere la lunghezza della gonna, che in questo caso mettiamo che noi la vogliamo fare 60 cm. Quindi, per esempio, lo facciamo qui, mettiamo il caso, 8, ok, e unisco queste parti in questo modo. Quindi questa da qui a qui è la lunghezza della gonna. Cosa faccio poi? Rientro per ragioni estetiche di qua di 0,5 cm. Quindi questo è 0,5 cm. Qua vado in alto 0,5 cm e mi riporto questo. Quindi la gonna finale sarà questa. Così. E così. Questa è la gonna a mezza ruota. Ci siamo costruiti la gonna a mezza ruota, che poi andremo a confezionare in una prossima lezione.